Alla fine è arrivata una convocazione ufficiale per un caso che ha assunto i toni dell'incidente diplomatico grave. L'ambasciatore svizzero Giancarlo Kessler è stato chiamato d'urgenza dalla Farnesina per la vicenda dei tre valichi chiusi di notte, scelta ticinese spiegata per ragioni di sicurezza. In sostanza, secondo gli elvetici, dall'Italia arriverebbero troppi criminali, di cui la decisione, sperimentale per 6 mesi, di abbassare le sbarre di 3 dogane, peraltro considerate secondarie, dal 1 aprile. Novazzano Marcetto, Pedrinate e Ponte Cremenaga, distribuiti tra Como e Varese, chiudono il passaggio dalle 23 alle 5. Dopo gli interventi dei comaschi Alessandro Ferri, sottosegretario regionale, e Luca Gaffuri, segretario della Commissione Speciale Rapporti tra Lombardia e Confederazione Elvetica, oggi i deputati lariani del PD Chiara Braga e Mauro Guerra hanno sottoscritto, insieme con altri colleghi, un'interrogazione sul tema rivolta al ministro degli Esteri. La misura, si legge nel documento, rischia di avere ripercussioni negative sulla viabilità nelle aree del territorio italiano che si trovano vicino ai valichi e crea disagi ai frontalieri. La Svizzera, aggiungono, fa parte, come l'Italia, dell'area Schengen, dunque non effettua più controlli sistematici alla frontiera, con eccezione per quelli previsti da precisi vincoli dovuti a motivi di sicurezza interna o a fondati sospetti su minacce alla sicurezza pubblica e su casi di criminalità trasfrontaliera, ed è tenuta a garantire la libera circolazione dei cittadini europei. Inoltre, i parlamentari evidenziano come la decisione sia unilaterale e potrebbe essere prolungata sine die. Quindi chiedono se le autorità elvetiche abbiano indicato la tempistica per la risoluzione della situazione di disagio e di discriminazione che contravviene ai trattati di libera circolazione e se, in caso di prosecuzione della chiusura notturna, intenda adottare iniziative a tutela dei cittadini italiani e in particolare dei lavoratori frontalieri.